Dolcettini e dolcettini, benvenuti in un nuovo video, da tanto che non ci sono sul canale, da, da un poco di giornini che non ci sono, dal mio compleanno, dall'8 marzo, e vi... E... Ho visto che le visualizzazioni si stanno sempre più alzando e, e siete sempre voi che mi pensate, dolcettine e dolcettini, che ehm, cioè eh, vedete ancora i miei video. Vi ringrazio con tutto il mio cuore, vi voglio bene tantissimo, voglio fare del mio meglio, vi voglio salutare. Oggi non è nessuno da salutare, un dolcettino, una dolcettina, no. Però oggi eh, è un bel giorno. Comunque, grazie anche per i 92. Se arriviamo a 100, vi ringrazio con tutto il mio cuore, Dolcettini e Dolcettine. Perché io, a 10.000, a 92 iscritti, davvero non mi sento me perché è un poco impossibile. Però, grazie a voi. Se arriviamo a 100 iscritti ce la possiamo fare con tanti video, va bene? E se volete farò altre cosine. Allora, oggi faremo... Allora, oggi faremo un disegno perché, come sapete, io sono molto brava. E mi piace tanto disegnare, che sono tanto brava. E oggi è una giornata speciale perché oggi, il 22 aprile 2021... Praticamente è la giornata della terra. E perciò noi di questa terra ce la dobb dobbiamo prenderci cura della nostra terra, perché se no la terra si sente sporca e molto triste. Perché noi dobbiamo salvare la terra levando tutte le plastiche dal mare cercando di non usare troppa plastica. E anche starci attenti. Ah, a non, ta non tagliare i suoi alberi perché eh, se no si sente che tipo se noi ci tagliano i capelli noi femminucce ci sentiamo tristi e beh anche lei se ci tagliano la natura si sentono male perché cioè infatti ci dobbiamo prendere cura della nostra terra che esiste per noi per vivere per camminare per e anche per respirare, perciò facciamola bene questa terra. Dobbiamo farla felice eh, nell'acqua, non ci deve stare plastica, carta nessuno. Perché lo sapete che questi pesciolini, squaletti, non si sa di tanti animali marini. Lo sai che se quella plastica va dentro il suo musetto, possono morire. E infatti. Ci dobbiamo molto impegnare nell'acqua, infatti, non dobbiamo mettere la sporcizia, se no, si fa tutta brutta e se no diventa tutta brutta per gli animali. E sporca perché sennò no, loro non respirano molto bene. Infatti, con le foglie ci dobbiamo stare molto attenti e dargli da mangiare tipo quando se andiamo al parco in questo periodo non si potrebbe andare però se ci andiamo possiamo portargli qualcosa da mangiare così possono mangiare perché è difficile per loro trovargli qualcosa da mangiare perciò oggi invece di parlare facciamo un bel lavoretto faremo un bel disegnino della nostra terra adesso vi farò vedere i, i, i materiali che ci, che ci servono allora, dolcettine e dolcettini, per fare questo lavoro ci serviranno pochi oggettini. Allora, per fare questo lavoro è molto semplice farlo: non ci servono tante cose, ci servono pochissime cose, ci serve un foglio. Io ce l'ho bianco, come vedete. Potete usare a quadretti e righe, se avete a bianco, è meglio se lo avete a bianco. Prendete quello, oppure se non ce l'avete, prendete altri fogli, pure a quadretti, basta che ce l'avete alcuni. Allora, per fare questo lavoretto, ci servono uno astuccio. vabbè, io so questo qui di scuola. Vi servono pochissime cose. Vi serve una matita, io so questa. Una gomma e dei, anche dei pastelli, pastelli e, e anche pennarelli. Così potremo fare una bella cosa. Se poi volete farlo con i pennarelli, potete usarli, ma io vorrò calcare. Se fate come volete, io voglio fare. Se vedete tutto il video, aspettate a me per colorare, lo faremo insieme. Allora, per prima cosa, per fare un bel lavorino, leghiamo un attimo la gomma, dovremo fare un bel cerchio. Se avete una cosa per fare bene il cerchio, prendetelo. Meglio di grande, però, non fate una cosa piccolina perché la terra è grande. Allora... Vi voglio parlare anche di una cosa di Scienze. Praticamente lo sapete se non esisterebbero le piante e i fiori? Noi non potremmo respirare? Beh, ok, lo sapevate. Se lo sapevate, bravi. E se lo, sa non lo sa se lo sapevate, mettete un bel like e anche quelli che non lo sapevamo. Va bene? Comunque, ragazzi, se vi piacciono questi video di disegno, possiamo arrivare a meno. Dai! 200 like, dai, ve li dico pochi. 200 like, così potremo fare un altro video di disegno, se vi piacciono queste sezioni. Um, va bene, allora per adesso dovremo fare una cosa precisa. Iniziamo, dobbiamo fare un bel cerchio. Cerchiamo di fare una cosa carona. Carina. Allora, il cerchio non mi sta venendo benissimo, ma... Titti! Non è bellino, però vabbè. Abbiamo fatto del nostro meglio. Allora, ci sei, dovremo fare su questa nostra terra. La terra ha a delle. a. a lave. Ah, come si dice? Oddio, ragazzi. Uh, dolcettino, dolcettino, non mi ricordo. La ve. Oddio, ragazzi, non mi. Dico. Uh, la terra ha l'erba. L'erba, e praticamente questa fa facciamo di verde ma dopo coloriamo prima disegniamo perché prima si disegna e poi si colora, perciò. Seguitemi a me. Possiamo fare tipo così: un po' di macchiettine, però dobbiamo lasciare almeno un po' di spazio per uh, disegnare tutti gli occhi, io faccio le cose ben fatte. Praticamente qui dovremmo fare anche una striscia, ma dopo facciamo, capito? Perciò allora allora, ragazzi mi sento male. Allora, non ho mai fatto queste cose. Praticamente io sono bravissima. Se volete, dopo vi faccio vedere un po' di miei disegni. Allora. Facciamo tipo quegli occhi chiusi. Che è felice di voi che l'aiutate. Mm -hmm. Ecco qui, perfetta. Se volete, se la volete femminuccia, fate le ciglia. Io le faccio perché sono troppo carine le ciglia, se gliele fate. Ok. E facciamo le ciglia. Ecco qua, ok. Le abbiamo fatte benine. Dai sono carine, dai, non potete dire che sono brutta. Vabbè, vabbè, ok. Allora, per fare la terra agli alberi e le nuvole, perciò faremo le nuvole qui. E qui l'albero. Io vi consiglio di iniziare con una matita. Facciamo le nuvole intorno, praticamente nel giorno della terra. E significa che ci dobbiamo prendere cura. Ma questo giorno, mica, sarebbe solo l'unico giorno che ci dobbiamo prendere della cura della terra. Sarebbe ogni giorno questa festa, perché noi, so mica, solo questo giorno la dobbiamo rispettare. Noi la dobbiamo rispettare ogni giorno perché la nostra. Terra è come una persona e, e se non esisterebbe no, lei non esisterebbe neanche noi, perciò la dobbiamo prendere bene curata e soprattutto non sporca perché questa casa, la terra, è casa nostra dove viviamo e respiriamo, perciò ci dobbiamo, ci dobbiamo prendere molto cura della nostra casa. Voi cercate di usare la carta, non la plastica in questi giorni. Perché se usate la plastica potrebbero andare da, da qualche parte, nell'acqua inquinerebbe. Però almeno facciamo le cose. Non usate la penna, perché sennò no, se dobbiamo cancellare qualcosa, non abbiamo la penna. Perciò dobbiamo usare la penna, capito? Dolcettina, dolcettine. E uh, facciamo uh, comunque volevo un po' parlare. Cioè, um, non so cosa dire, cioè, mi mancavate molto fare video su YouTube perché questa io sono. Cioè, mi piace molto parlare perché io sono una chiacchierona, ragazzi. <ride> Va bene sì, parlo sempre e non smetto mai di parlare. <ride> uh, Spero di fare più video, di farli uscire, perché oh, non, ho, non ho fatto quasi tanti video in questi giorni. Il video del mio compleanno comunque non vi è piaciuto molto, ho visto che siamo a 92, non mi ricordo. Comunque, vorrei tanto arrivare a 100 iscritti perché vi voglio tanto bene, per favore. E beh, ok, dai, l'ultima nuvola abbiamo fatto ecco qua abbiamo fatto la nostra alberi intorno e in nuvola praticamente dovevamo fare abbiamo fatto la nostra terra un cerchio ripassiamo tutte le cose che abbiamo fatto abbiamo fatto un cerchio abbiamo fatto l'erba che praticamente sono questi pezzetti abbiamo fatto gli occhi abbiamo fatto un albero e un e altre nuvole, dovevamo fare nuvola nu, allora dovevamo fare albero nuvola, albero nuvola e tutto così. Dopo questo, dovremo fare una cosa. Qui dobbiamo mettere una faccina. C'è cioè una fascia. Guardate, cancelliamo questo pezzo della terra. Qui, come vedete, io sto cancellando qui. E dobbiamo così, capito? Perché qui dovremo mettere una cosa. Guardate: ovviamente, chi non sa scrivere, fatevi aiutare da un adulto. Chi che è più piccolino, fatevi aiutare, non fate pasticci. E se non sapete scrivere, fatevi aiutare dalla vostra mamma, dal vostro papà, da zia, Quelli che avete in casa. Da dove siete, lo potete fare, ma basta che è più piccolo. Fatevi aiutare perché non potete fare i pasticcetti. Eh, pasticcini, non fate i pasticcetti. <ride> Dopo aver fatto questo, dovete prendere un colore a pastello. Io ho questo, ho la matita blu e rosa e rossa, e con la matita rossa dovremo scrivere. La giornata della terra terra, se non mi c'entra non fa niente, va bene, L abbiamo scritto la giornata della terra, ci manca solo un bel sorrisino e allora lo facciamo. Partiamo da qui, facciamo così e facciamo a finire qui. È tanto felice vedo che questa terra adesso coloriamo. Ci serviranno pochissimi colori ovviamente. Ci serve il blu per colorare questo. Per colorare il mare praticamente sarebbe la terra. Poi ci serve anche un altro colore, soprattutto il verde per colorare questo. Vi faccio questi colori così eh, vedrete come si colora, nel senso che eh, qui si fa di celeste, tutto, poi qui, eh, questi qui, qui e qui, qui e qui, di verde. Anche questi, però con il verde scuro, se avete lo stesso. Fatelo come volete. Gli alberi ovviamente sì, sono verdi. <ride> Poi dovrete per rendere il nero. Il nero per gli occhi e le ciglia. Le ciglia le ripesteremo dopo, perciò le ciglia non coloratele così. Uh, solo gli occhi. Il nero, perciò abbiamo capito che ci servono questi tre colori. E ci serve anche il marrone. Per questi. Ovviamente per tutti e tutti gli alberi. E poi ci servirà il verde scuro per gli alberi. Gli alberi, e abbiamo finito. Ah no! Se avete il grigio, fate così. Guardate. Questo di questo colore dovete fare. Allora. <ride> E iniziamo a colorare I can't forget the day we met, your eyes so blue, we're through. I can't forget the day we met, your smile so bright, it made me small. I love it's like a summer's day in a magic way whenever I see you all I can think is Adesso ve lo faccio vedere, eccolo il risultato del mio disegno. Anche il vostro sarà stato bellissimo, già lo so! Ed è così la nostra terra che ci dobbiamo prendere cura. Dolcettine e dolcettini, spero che questo video vi sia piaciuto. Saluta terra! Anche da me! Vi saluto, dolcettini e dolcetini! Prendetevi cura di me! Avete, avete sentito che cosa ha detto? Gli, gli dovete prendere cura di lei. Così sarai più pulita. Bravissima terra. Sei troppo gentile. Perciò, vedete, ascoltatela. E bel dolcettino e dolcettini. Spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate un bel like a questo video. E... Se arriviamo a 200 like, faremo un altro video di tutorial per disegnare. Ah, ciao, dolcettini e dolcettine! Al prossimo video!